Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della tartaruga palustre americana, la Trachemys scripta. La tartaruga palustre, come suggerisce il nome, è un rettile testuggine della famiglia delle emidide che proviene dall'America, ma è già presente in maniera consistente in molte zone europee. Il piastrone è di color giallo intenso, mentre il carapace presenta un colore verde acceso nei giovani esemplari, ma che col passare del tempo tende a scurirsi fino a diventare quasi nero. Gli scuti vengono sostituiti periodicamente, quindi non preoccupatevi. La testa ha dei disegni formati da delle striature gialle più accentuate sopra gli occhi, che con l'età tendono a scurirsi pure queste. Sono specie molto pacifiche, di solito vivono in gruppi non superiori alla decina e la loro aspettativa di vita è altissima, intorno ai 30-35 anni. Esistono molte sottospecie di tartarughe palustri, ma le più famose sono certamente la Trachemys scripta scripta, la Trachemys scripta trosti, la Trachemys scripta elegans, che si differenziano per macchie di colore arancione-rosso sulla testa anziché giallo. Le tartarughe palustri possono abitare in terracquari dove siano presenti però zone ampie asciutte. Sono animali che hanno bisogno sicuramente di un riscaldatore e anche di una luce ultravioletta che andrà dosata dalle 5 alle 7 ore al giorno per permettere agli animali di avere una buona digestione e un buono susseguirsi delle funzioni vitali. Va posizionata ad una distanza idonea a creare 30-32 gradi sulla zona irradiata da essa. L'ambiente deve essere abbastanza umido, intorno al 50-70%, ed essendo animali che sporcano parecchio, necessitano di un filtro esterno efficiente per evitare la presenza di molti nitriti e nitrati. Quando le loro dimensioni iniziano a superare la decina di centimetri di carapace, andrebbero messe all'aperto per tutto l'anno, in un apposito laghetto con molta sabbia di fondo e almeno 2 metri di profondità per il letargo. Se non fosse possibile ospitare le tartarughe adulte all'aperto, si consiglia di tenerle tutto l'anno in un acqua terrario di almeno 100x50x50 cm per ogni esemplare. La tartaruga palustre, lo dice il nome, predilige corsi d'acqua lenti e stagni e laghi con fondi morbidi e ricchi di vegetazione. Ovviamente unirla con dei piccoli pesci potrà essere molto pericoloso perché li potrebbe scambiare per prede. La femmina ha coda e unghie corte e carapace bombato ed è di dimensioni maggiori. La coda del maschio è più lunga, robusta, grossa e larga alla base, unghie molto sviluppate, soprattutto all'estremità degli arti anteriori, carapace appiattito. L'accoppiamento avviene in acqua, durante il quale il maschio esegue una singolare danza sfregando le unghie anteriori contro il muso della femmina. La femmina sarà pronta per la deposizione dopo circa 30 giorni e cercherà un luogo sabbioso e umido dove deporre le uova. Le uova schiudono dopo 70-120 giorni, a seconda della temperatura di incubazione che deve essere compresa tra i 26 e i 32 gradi centigradi. La tartaruga palustre americana ha una dieta tendenzialmente onnivora. In età giovanile preferisce insetti, piccoli pesci, gamberetti, molluschi in genere. In età più adulta tende a essere vegetariana, comunque non completamente. Sicuramente può mangiare piccoli pesci, gamberetti, insetti, ma anche piante lacustri, felci, larve e anche piccolissimi mammiferi. Non disdegna sicuramente tutti i tipi di mangime secco. Le dimensioni massime che può raggiungere una tartaruga palustre sono 15-20 cm per i maschi e 25-30 cm per le femmine. Il livello di nuotata è totale. Il range di temperatura ideale va da 23 a 27 gradi, l'umidità dell'ambiente fra 50 e 70%. Se desiderate quindi acquistare una piccola tartaruga palustre, vi ricordo che il prezzo si aggira per un esemplare giovane piccolo, circa sui 4-5 cm, intorno alle 15 euro. Ovviamente più la vogliamo adulta e più i prezzi ovviamente salgono. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua, come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Grazie di essere stati con noi in questo video tutorial di Aquascaping Lab.
ti invito a cliccare mi piace e ad aggiungere un commento qui sotto. Iscriviti al nostro canale e a presto con grandi novità. Ciao!